se oggi si riprende con Undertale. Ok, perché sono andato qua? Va bene. Beh, forse volevo entrare lì. Il mio subconscio mi diceva di andare lì. Sono pazzo, sì, lo so. Oh, non sono ancora entrato a Grilby. Ma ci entreremo dopo. Library. No, Librarby. Librarby. E si scrive Librarby? No. Librari. Sì. Ciao, amici. Guarda che carino. Storia. Guarda. Ma già. Fai proprio la ginnastica. Ok. Ciao, Papyrus. Quindi sei tornato indietro per avere un appuntamento con me. Devi essere molto serio riguardo questo. Dovrei veramente portarti in qualche posto speciale. Un posto dove spendo molto del mio tempo. Dove spendi molto del tuo tempo, Papyrus? Ma fa culo, Papyrus. Te lo dico proprio amico. Benvenuto tu alla mia casa scenica. Che cosa vuol dire scenica? Benvenuto alla mia casa. Diventiti e prenditi il tuo tempo. Non so che voce sto facendo a Papyrus in questo momento. Ok, il divano. Hai toccato il divano. Ha fatto un rumore strano. Hai trovato un paio di monete perse nel divano. 20G? Ridargli a Papyrus? No, stessa frase di prima. Rubiamo le cose. È un libro di barzellette. Vuoi darci un'occhiata? No. Sì. No. Cosa? Dentro al libro delle barzellette c'era un libro di fisica quantistica. Hai guardato dentro. Dentro al libro di fisica quantistica c'era un altro libro di barzellette. Hai guardato e detto: oddio, questa battuta è difficilissima. Allora, c'è una cosa di fisica quantistica, penso, presuppongo, per cui se tu guardi dentro una cosa c'è un'altra cosa, se tu guardi dentro una cosa c'è la cosa di prima, se tu guardi dentro una cosa c'è la cosa di prima. Quindi barzellette, fisica quantistica, barzellette, fisica quantistica, barzellette, fisica quantistica, ok? È difficilissima. Hai deciso di fermarti, è un loop infinito. Per quello hai deciso di fermarti, okay? E non la sapevo fino a 2 secondi fa, per... È il mio game show preferito. Dice: siate sintonizzati per un nuovo programma MTT. Cosa? Di solito è molto meglio di questo. Questo è solo un brutto episodio. Non giudicarmi. Io voglio. Questo è il cucciolo roccia di mio fratello. Si dimentica sempre di dargli da mangiare. Come sempre, sono io che devo prendermi delle responsabilità. È coperto da innaffiatori? Da acqua? Acqua. Oh, ciao Papyrus. Ok, basta. Mio fratello va sempre fuori a mangiare, ma di recente prova a cucinare qualcosa. È sempre come... a quiche? Una quiche? Ah, ok. Ma riempito di zucchero. Non è una sostanza non uovo. Che cazzo vuol dire? Sostanza non uovo. Che assurdità. Ciao. C'è un cestino. Quello è il cestino dei rifiuti. Sentiti libero di visitarlo ogni volta. Perché? No. Impressionato, ho alzato l'altezza del lavandino. Così posso... Va bene, così posso arrivarci meglio. Ah no, così posso metterci più... Ah no, era il frigo, così posso mettere più ossa. E c'è un cane. Cosa? Caccia l'osso! Non stupido, ma cosa di questo tipo? Cane! Intanto tu... Curses. Sense! Smetti di narrare la mia vita con incidenti, smetti di narrare la mia vita tipo con musica in disastro. Ah,
Va bene. Questo è il frigo. Interessato nel museo del cibo? Prego. Ammira le mie arti culinarie. Metà del frigo è riempito con container, tutti denominati con una scritta spaghetti. L'altra metà non contiene niente, ma a parte una cosa di un sacchetto di patatine a metà. Wow. Molto interessante. Un'immagine classica che mi ricorda sempre cos'è importante nella vita. Le ossa, giustamente. Giusto. La porta è bloccata. No, è uscito Sense di qua. Sarà la stanza di Sense. Ma perché provengono delle fiamme dalla stanza di Sense? Non lo sapremo mai. Intanto Mouse sparisce. Ho detto Mouse sparisce. Qua cosa c'è? Quella è la mia stanza. Se hai finito di guardarti intorno, possiamo entrarci e fare qualsiasi cosa che le persone fanno quando escono. Vai dentro? Sì, ho esaminato praticamente tutto. Ok, questa stanza è veramente figa. E perché si è girato? Quello è il mio letto! Se mai arriverò sulla superficie, mi piacerebbe guidare su una lunga autostrada. Con il vento tra i capelli, il sole sulla pelle. Giustamente quello è solo un sogno, non per i capelli o per la pelle, è solo per quello. Quindi lo sogno mentre dormo, una cosa di questo tipo. Va bene. Ah sì, gli action figure. Un grande riferimento a uno scenario di battaglia teorico. Perché ne ho così tanti? Come ne ho così tanti? Beh, diciamo solo che sono from... Chubby. Un uomo sorridente a cui piace sorprendere le persone. Sì. Proprio così. Babbo Natale! Giustamente. Neato? Neato? Che roba è? Neato, non lo so. Non è quella bandiera Neato. Ah, Undyne la trovò alla spiaggia. Che sia per caso dal mondo degli umani? Adesso. So cosa stai pensando. Perché una bandiera di un umano dovrebbe avere uno scheletro così figo sopra? Beh, ho una teoria. Penso che gli umani devono essere discesi dagli scheletri. Perché, Papyrus? Quel libro è uno dei miei preferiti. What? Costruzione avanzata di puzzle per mente what? Il prossimo libro è anche quello uno dei miei preferiti. Peekaboo with a Flabby Bunny, what the fuck? Sono un libro di favole. Il finale mi sorprende sempre. Molto interessante. C'è una porta di qua? Non ci sono scheletri nel mio armadio. A parte me. Qualche volta. Vuoi guardare nell'armadio? Sì. Ah, ci sono dei vestiti sistemati bene. Il computer, l'internet, sono particolarmente popolari. Purtroppo la fama ha un prezzo. Un troll geloso mi ha diffamato la mia persona online. E mi manda sempre brutti giochi. Tipo Sense, è stato Sense. Ah no, non c'è ok, no. Le ossa. Ehi, quelli sono tutti gli attacchi che ho usato contro di te. Grandi memorie, giusto? Sembra che sia stato proprio ieri. Non era ieri, forse. Pensandoci bene, è appena successo. Così. Sembra che tu abbia visto tutto. Vuoi iniziare l'appuntamento? Inizia l'appuntamento? Sì! Ok! Appuntamento! Si comincia! È una battaglia? Dating! Start! Appuntamento! Inizio! Eccoci qui! Con la nostra data! Data, sì, appuntamento! Data. Io sento! In verità non l'ho mai fatto prima! Ma non ti preoccupare!
Non puoi dire preparato senza dire alcune lettere del mio nome. Mi sono procurato un libro ufficiale sugli appuntamenti della libreria. Siamo pronti ad avere dei bei momenti insieme. Vediamo. Passo 1. Premici. Wow! Mi sento così informato. Penso che siamo pronti. Perché c'è un individuatore di cani? Perché l'individuatore di cani? Il crimine, le uova, il... Penso che siamo pronti per il passo numero 2. Passo numero 2. Chiedergli se vuole fare un appuntamento. Umano, io, il grande Papyrus, andrà... non è una domanda, è un'imposizione questa. Andrò con una data insieme a te. Con una data, sì, data di merda. Con un appuntamento insieme a te. Sì. Davvero? Wow! Non penso che abbia una traduzione. Wow! Penso che questo voglia dire che noi siamo pronti per la parte numero 3. Parte numero 3. Metterti dei bei vestiti. Per mostrarti. Per mostrare che ci tieni. Aspetta un secondo. Indossare vestiti. Quella bandana attorno alla tua testa. Come fa a sapere che è una bandana? È quella che ho messo nell'episodio. L'ho messa io. Tu hai messo una bandana? Io mi sono messo la bandana di difesa. Come fa a saperlo? What the fuck? Vuol dire che tu stai indossando dei vestiti giusto adesso. Non solo quello. Prima di ieri stavi anche indossando dei vestiti! No! Potrebbe essere... Volevi uscire con me fin dall'inizio! Sì! Cosa ho fatto? No! L'hai pianificato tutto! Sei meglio agli appuntamenti di quanto possa essere! No! Il tuo potere di... Di appuntamenti! Oddio, cos'è? Niente! Non pensare che mi hai battuto ancora! Io, il grande Papyrus, non sono mai stato battuto negli appuntamenti! E mai lo sarò! Posso facilmente competere con te! Vedi? Io, anch'io, posso indossare vestiti! Infatti... Indosso sempre il mio vestito speciale sotto i miei vestiti regolari. Solo in caso che qualcuno mi chieda di andare in un appuntamento. Ammira! Cosa pensi del mio stile segreto? Lo amo naturalmente. No! Un complimento genuino! No, ha smesso la musica, bellissima. Tu non puoi capire veramente il potere segreto contenuto in questa tuta! Prima di... No! Ha abbassato la Death Power! Quello che tu hai detto è inconcepibile! Questo appuntamento non andrà più in là! A meno che tu non trovi il mio segreto! Ma questo non accadrà! Muovi e ispeziona... Le anime degli umani sono molto più forti di quelli degli... dei cose. Ma le suole e le scarpe, nell'altra mano, sono più o meno le stesse. Non c'è nessun segreto nella mia nelle mie gambe, solo lavoro duro e perseveranza. Ah, ok, questo l'ho già detto. Nelle mani! Così ti darò la risposta? No! Devo resistere! Vedo! Ti piace accarezzarmi i bicipiti con un cuore che volante, davvero? Con un cuore levitante? Ma a chi non piace? Questa maglietta originariamente non diceva figo, ma l'ho migliorata! Consiglio esperto, tutti gli abbigliamenti
possono essere migliorati in questo modo. Wow. Vedo. Ah no, questo me l'ha detto. Ok, la faccia. Il mio cappello. Yeah. Beh, molto bene, penso che tu abbia trovato il mio segreto. Penso di non avere scelta. È un regalo. Un regalo per te. Sì che lo apro. E spaghetti. Ne hai... Pensi cosa sia questo? O il cervello sono spaghetti. Opterei per gli spaghetti perché sei uno scheletro. Sai cosa sono questi? Spaghetti! Questo è quello a cui stavi pensando, non è vero? Giusto! Ma... Oh, sbagliato! Questo non è un comune piatto di pasta! Questo è il lavoro di un artigiano, di un artista! E sta dicendo come li ha fatti, non ho la minima idea di quello che sta dicendo. Poi, cucinati da me, il maestro chef Papyrus! Umano! È il momento di finirla! Non c'è modo che tu possa andare più lontano! Mangiali! Hai preso un piccolo morso! Ah, la tua faccia per riflesso sorride, non so. È sapore indescrivibile, in che senso? Che sono immangiabili o sono buoni? Che espressione passionale! Devi veramente... No, mi sa che se non fanno schifo veramente tanto. Devi veramente amare la mia cucina! E, per estensione, me! Magari molto di più di quanto io a me stesso! Ah! Ah! No! Cos'è? Behold! Human! Human, sì. Umano, ora è chiaro! Tu sei pazzamente innamorato di me! Tutto quello che fai, tutto quello che dici... È tutto per il mio bene, umano. Voglio che tu sia felice anche. Voglio che anche tu sia felice. E è il momento per me di esprimere i miei sentimenti. È tempo che io ti dica. Io, Papyrus. Io, ragazzi, non fa caldo qui dentro? O sono solo io? Oh, spara. Umano, io... Io sono dispiaciuto. Io non mi piaci nel modo in cui io piaccio a te. Romanticamente, intendo. Intendo. Ho provato davvero tanto. Ho pensato che magari perché tu flirtassi con me, io ero obbligato ad andare a un appuntamento con te. Dopo, durante l'appuntamento, i sentimenti sono... Sono sgorgati con forza! E sono stato in grado di percepire la passione per me, la tua passione per me. Ma, nonostante tutto, io, il grande Papyrus, ho fallito. Sento la stessa cosa che sentivo prima. Mi sento lo stesso come ero prima. Con un appuntamento con te ho solo percepito di più il tuo intenso amore per me. Una prigione oscura di passioni. Con nessuna via di fuga. Come ho potuto fare questo, mio caro amico? No, aspetta. Hai sbagliato. Io non posso fallire niente. Umano, ti aiuterò attraverso questi tempi difficili. Prove difficili. Restando il tuo amico figo. E atti come questi non succederanno mai. Dopotutto, tu sei molto grande. E sarebbe tragico perdere la tua amicizia. Quindi, per favore, non perdere, perché non ti bacerò. Perché Simone, hai detto non perdere, non piangere. Ah, non piangere, perdono. Non ti bacerò. Perché, oltretutto, non ho labbra. Troverai qualcuno grande come me. Beh, no, non è vero questo. Ma ti aiuterò a scegliere il secondo fortunato. Yeah! E se ne esce così. No? Ah, tornato. Scusi. Oh! E se avrai mai bisogno di raggiungermi? Ecco il mio numero di telefono. Mi puoi chiamare in qualsiasi istante.
platonicamente. Beh, devo andare. Yeah. Torna? No, basta. No, è proprio andato. È proprio sparito. Si è dissolto. Si è dissolto veramente. Papyrus! Papino! Cosa? Cos'è sta cosa qua da prendersi? Sappiamo tutti che l'underground ha dei problemi, o il sottosuolo, che mettiamo come avete voglia. Ma sorridiamo in ogni caso, perché? Non possiamo fare niente! Quindi perché essere più tristi riguardo a questo? Giustamente, vabbè. Perché deprimersi di più? Ciao Orso! Ciao Orso! Aspetta, mi serve il tuo aiuto, vai! Cosa? No, vaffanculo! Signore e signore, vai! Signore e signore, cosa? Dai, la voce di Yogi! Oh, porca puttana. Vabbè. Io parlo e tu no, no, no. Dicelo, signor Ranger signore. Quando... Cosa, signor Ranger signore? Di, signor Ranger signore. Ehi, signor Ranger signore. Dio, oddio, vabbè. No, 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 voglio parlarti. No, vai via. Cerotto. C'ho un cerotto dentro. Cosa te ne fai del cerotto? La vista di una così amichevole città ti riempie di determinazione. Sei stanco, poverino? Guardate, è stanco. Censura. Quindi salviamo. E direi che si può concludere qua. Quindi se vi è piaciuto, e ci vediamo nel prossimo video. Bella ragazzi.